Buongiorno, anzi in realtà sarebbe meglio dire direttamente buon pomeriggio perché sono praticamente, no, non riesco a chiudere, ok, così dovremmo esserci comunque tra una cosa e l'altra, sono praticamente quasi le due, però non ho dormito assolutamente fino adesso, anzi in realtà scusatemi, avrei voluto iniziare il video molto prima, però ho passato l'intera mattinata da quando mi sono svegliata fino a un'oretta fa, che poi appunto mi sono sistemata, docciata e ho mangiato anche eccetera eccetera. Sono stata alle prese con l'editing del nuovo video, quello che uscirà tra tipo 9 minuti, che è una challenge delle 24 ore tra l'altro che non ho mai fatto, quindi sono curiosa sia di sapere se vi piacerà la challenge che di capire se sono stata brava con il montaggio, perché in realtà probabilmente per chiunque sarà una cosa banalissima quella che ho fatto. Dovevo tipo sovrapporre più di due clip, più la schermata dell'iPhone, però anche l'iPhone disegnato, insomma una cosa che chiunque con Final Cut probabilmente fa in tipo 10 minuti. Io ho impiegato tutta la mattina, in più il video era lunghissimo, 57 minuti di registrato senza contare anche tutte le clip che avevo sull'iPhone, insomma è stata una cosa eterna, però sono molto soddisfatta del risultato e alla fine riesco comunque a iniziare il vlog adesso, che non è presto come al solito, però almeno riesco a portarvi con me per tutto il resto del pomeriggio. Adesso, prima di iniziare subito a perdermi in chiacchiere, sono uscita apposta perché devo assolutamente andare a fare il reso qui alle poste prima che chiudano, speriamo in bene, e devo restituire i vestiti da sposa, quelli che ho deciso di non tenere del video di ASOS. E niente, come volevasi dimostrare, alla fine mi sono persa via e la posta è già chiusa, quindi già che sono riuscita a caricare quel malloppo di pacco gigante che alla fine non vi ho neanche poi fatto vedere nel video, provo ad andare a vedere se in quella di Aosta, che è l'unica che è aperta anche il pomeriggio, la posta centrale per intenderci, se ci fosse un posteggio più o meno vicino, provo a consegnarlo lì, se no torno qui domani, perché essendo molto pesante oltre che ingombrante non riesco a fare tanta strada con sto pacco, perciò tutto dipende dalla possibilità di parcheggiarsi il più vicino possibile. Andiamo e vediamo. Tra l'altro oggi sono vestita in modo molto casual, ma non nel senso di casual casual, ma proprio tipo a caso, perché era tardi e non sono stata lì a pensarci, però ovviamente mi sono ricordata di mettere le scarpine nuove, quelle che ho preso ieri, che appunto avrete tipo appena visto nella challenge, sì, voi le avete viste ieri, quindi sì, giusto, le scarpe di ieri, quelle della challenge delle 24 ore che appunto ho montato tutta mattina, sembrano comodissime. Sì, comunque in tutto questo la ricerca del posteggio per poi andare alle poste è stata totalmente un buco nell'acqua, perché non ci avevo pensato, però ovviamente settimana prossima ci sarà la solita fiera, la fiera dell'artigianato, insomma la fiera di Sant'Orso, che lo sapete c'è tutti gli anni, e quindi stanno già iniziando ad allestire il padiglione, perciò lasciamo perdere quello, ma valeva la pena tentare, perché comunque dovevo venire ad Aosta perché dovevo fare anche un paio di commissioni, devo ritirare un altro preventivo per la casa, insomma avevo un tot di cose da fare, quindi non è stato del tutto un viaggio a vuoto. Ok, alla fine sono riuscita a fare tutto, ho ritirato anche la maglia che avevo portato a stringere e adesso prossima tappa, non sgridatemi, però oggi sono ancora più giustificata del solito, perché appunto devo andare al supermercato, ma c'è una ragione fondamentale, ossia stasera ho una cena e quindi voglio andare, ho già preparato, cioè ho già in mente tutte le cose, ho quasi preso tutto quello che mi serve, anche perché lo sapete che non sono una cuoca provetta, quindi i miei menù sono sempre molto semplici. Però proprio per quello, visto che già il menù previsto è molto semplice, molto molto semplice, volevo almeno passare al supermercato a prendere ancora un paio di cosine, sì, per dare quel tocco in più e vedere se eventualmente riesco anche a fare un dolce se ho tempo, perché in realtà questo è stato un vlog totalmente fuori programma, pensavo che sarei riuscita a vloggare con più calma domani, però poi c'è stato un imprevisto per domani e quindi probabilmente fino a venerdì o addirittura fino a lunedì prossimo non avrei più avuto un momento, cioè non sarei più riuscita a fare nessun vlog e mi mancavano troppo. È vero che comunque ho già fatto un po' di challenge delle 24 ore, però secondo me non è la stessa cosa, cioè non riesco a raccontarvi tutto, non riesco a farvi vedere le cosine, o comunque devo sempre cercare di contenermi, perché l'obiettivo delle challenge non è farvi vedere tutto quello che faccio nella giornata, quindi oggi perdonatemi se sarò un po' sconclusionata, ma ci tenevo tantissimo a portarvi con me e soprattutto ad aggiornarvi, a raccontarvi le varie cose. Comunque qua in centro abbiamo fatto
Ho ritirato appunto anche la maglietta, così riesco probabilmente già a farvela vedere. Non so se riuscirò a registrarlo domani, però in teoria sì, quindi per voi ancora dopo, cioè per voi domani, ma per me dopodomani vedrete anche quel video haul che tipo sono 2 settimane che vi faccio una testa così, però ho aspettato di mettere insieme tutti gli acquisti. L'idea del dolce è totalmente abbandonata perché mi ha scritto la mia amica di non fare nulla, che porterà lei qualcosa, meglio da una parte perché almeno riesco, cioè non devo impazzire per capire quando utilizzare il forno per i salatini, cioè far combaciare gli orari con il momento in cui avrei dovuto infornare il dolce, quindi su quello siamo a posto, andiamo a prendere le ultime cose e poi si va a casa, che devo anche lì farvi vedere un sacco di cosine che in questi giorni, appunto, tra una cosa e l'altra, ho tenuto lì ma non vi ho fatto vedere. No, vabbè, sono troppo contenta, sono tipo appena entrata e ho trovato questi. Li avevo visti girare un sacco su Instagram, li ho cercati alla CIDAC ma non li ho trovati. E invece qua ci sono biscottini, pan di stelle, proviamoli. Ma devo dire che il Carrefour su queste cose in generale non mi delude quasi mai. Tipo alla CIDAC i biscotti quelli alla Nutella non ci sono, invece qua sì. E adesso è la stessa cosa è successa anche con questi dei pan di stelle. Questi al cioccolato bianco, cioè questi qua al latte, sono i miei preferiti da sempre. Questi qui non li avevo mai provati. Sono sempre indietro io su queste cose. No, mi sto perdendo un sacco di adesso. Concentriamoci su quello che effettivamente mi serve e soprattutto ricordiamoci il caffè, perché a Natale mi hanno regalato una caffettiera bellissima per l'induzione. Però in tutto questo fino ad ora non l'ho ancora provata perché mi dimentico tutte le volte di comprare il caffè. Quindi è una cosa che stasera sarà indispensabile, perciò oggi me lo devo ricordare per forza. Quello che serve a noi, i Wooster, questi qua classici della V di Aia dovrebbe essere. Comunque questi qua ne prendiamo tre. E ovviamente anche la pasta sfoglia così. Questa qui io prendo direttamente quella rettangolare. È l'ultima, no, la penultima, vabbè, è andata benissimo. Così faccio i miei soliti salatini. Ho preso anche un po' di affettati che come antipasto ci stanno sempre. Ora manca solo il caffè, che per me è la parte difficile perché sapete che non lo bevo. Credo che questo qui possa andare bene. C'è scritto tostato classico Illy 100% arabica. Dovrebbe essere quello che fa per noi. In teoria dovrei aver preso tutto. Mi sembra di non aver dimenticato niente. Per il resto avevo già preso. Infatti ho già in mente di fare le tre spelle, che so che è una cosa che mi riesce, che non è troppo difficile da fare neanche in grandi quantità. In realtà non so dirvi perché mi stia agitando così tanto per una cena semplicissima, però sono solo le mie amiche, non è niente di che. Solo che ogni volta che comunque organizzo qualcosa a casa, non lo so, mi prende una sorta di panico da prestazione, ansia da prestazione, quindi cerco sempre di fare in modo che possa essere tutto perfetto, o comunque che possa andare nel migliore dei modi. Questo probabilmente è anche un difetto, tra virgolette, dovuto al mio segno zodiacale, che sapete che se non ho tutto sotto controllo, o comunque non ho progettato tutto nei minimi dettagli, mi agito. E mi sembra sempre che le cose, non lo so, non vadano nel modo giusto. Insomma, il mio solito, no, il mio solito essere sì, maniaca del controllo, ma adesso abbiamo tutto, andiamo a casa e pian piano, cioè, c'è ancora un sacco di tempo, non c'è bisogno di iniziare ad agitarsi adesso. Anche perché non è che devo cucinare, cioè, questo si è capito. Devo praticamente solo assemblare degli ingredienti, che è la cosa che mi riesce meglio in cucina, ma c'è un sacco di tempo. Tranquillamente riesco a farvi vedere anche le altre cose che volevo. Adesso, anche se è tardi, prima di fare qualunque cosa, voglio assaggiare i biscotti. Anche perché nel mio essere, come sempre, geniale, sono riuscita a postare una storia su Instagram in cui vi chiedevo notizie, tipo con il sondaggio, eccetera. Solo che ultimamente Instagram, non so perché, quando aggiungo del testo alle foto, ai video, eccetera, lo fa sparire. Tipo, devo aver attivato, non so come, una funzione per cui il testo rimane visualizzato solo per tipo 1 secondo, 2 secondi esagerando. E quindi ho imparato a scriverlo, salvo la storia e poi la riposto. Il problema è che mi sono dimenticata che facendo così, cioè che il sondaggio avrei dovuto inserirlo in seguito e non salvare la storia con il sondaggio fisso, perché
così praticamente non è cliccabile. Infatti questo è il risultato, cioè non si può proprio cliccare sul sondaggio. Dicevo, ma nessuno li ha assaggiati, nessuno mi risponde. No, sono io che sono stordita. Se poi quando è ora di cena mi sentite lamentarmi e dire che non ho più fame, cose del genere, ricordatemi cosa stavo facendo in un orario poco probabile per fare merenda, ma non sarei io. Tra l'altro sono anche curiosa di vedere come sono proprio nella confezione. Bisco crema con crema pandistelle. Sono tipo due biscotti in ogni porzione, quindi va bene. È un peccato di gola più piccolo del solito. Cioè poi non so neanche se mi piacciono, però per esempio i Nutella Biscuits ne mangio e ne rimangio, cioè, senza darmi un contegno. Invece il fatto che siano così potrebbe essere più congeniale per me. Tra l'altro sopra c'è proprio stile l'oro choc, non so spiegarvi, quindi c'è proprio lo strato di cioccolato, credo che sia cioccolato al latte, anche la stella è di cioccolato e poi sotto c'è il biscotto. Ma sono buonissime. Meno male che ce ne sono solo due nelle confezioni, perché andava a finire che non cenavo sicuro. Non so dirvi, ma così a primo impatto mi piacciono di più di quelli dei Nutella Biscuits. Poi va a gusti. Ciao per me promossi. Prima che diventi buio del tutto, perché è piuttosto tardi, quindi il sole se ne sta andando, volevo farvi vedere due cosine che vi avevo già anticipato su Instagram, ma qui su YouTube non ve le avevo ancora fatte vedere. Allora, praticamente ho ricevuto un pacchettone gigante da Neon, che è tra l'altro il brand di cui ho già gli occhiali da sole con cui vado in montagna. Me li aveva regalati forse mia mamma o mio fratello, comunque vi parlo già di qualche mese fa, ancora prima che iniziasse la stagione sciistica. Sono quelli che avete visto anche nelle foto di Instagram. Comunque mi hanno mandato in realtà questo proprio regalato da loro, cioè hashtag gifted, perché questa cosa è sempre un problema. Io quando vi faccio vedere le cose che insomma ricevo come omaggio, che non si tratta di, cioè non vengo pagata per farle vedere, ma sono solo dei regali, cioè non è una collaborazione, non è una di o in collaboration. Io metto sempre gifted su Instagram, però su YouTube è più difficile, perciò penso che basti esplicitarlo a voce. Insomma, me li hanno omaggiati e mi hanno mandato questo casco bellissimo che non vedevo l'ora di farvi vedere meglio, perché nelle stories non si capiva niente. Comunque è bianco con la scritta Neon, appunto il nome del brand, in fucsia, e poi ha tutti questi dettagli fucsia, questi inserti bellissimi. Oltretutto anche la misura è giusta, vabbè che è leggermente regolabile, però questo qui voglio già testarlo domenica che devo andare in montagna, come mi sta, perché su Instagram non ve l'ho fatto vedere indossato, ma adesso posso. Secondo me è bellissimo. E per completarlo, perché non è finita qui, vi ho detto era un pacchettone gigante, mi hanno inviato anche la maschera meravigliosa, proprio maschera da sci, questa qui che fa un sacco di riflesso, quindi non so bene come farvela vedere, ed è proprio abbinata al casco, oltretutto con l'abbinamento fucsia e giallo barra verde fluo, che sono bellissimi. Anche questa no, me la provo senza casco, aspettate, poi con calma la regolo magari domenica, in modo che riesco a posizionarla sia sopra che sotto. Intanto ve la faccio vedere così. Ed è bellissima, a me piace un sacco. Vabbè, a parte che ora non ho l'abbigliamento adatto, però non lo so, la trovo stupenda, meravigliosa. Poi vabbè, questo brand mi piace proprio tanto, anche per i colori fluo, ma queste cose non sto neanche a dirvele. Guardate che bello che è il dettaglio del verde fluo sulla maschera, questi piccoli puntini stupendi. Mettiamola dentro alla sua dust bag, poi magari domenica vi aggiorno nelle stories, vi dico come mi ci trovo, ma come lenti di solito non deludono mai. E per finire mi hanno mandato anche gli occhiali, questi sono un altro modello rispetto a quelli che avevo ricevuto io, però si abbinano perfettamente con le cosine che mi hanno mandato e sono più semplici, diciamo, dei miei. Hanno la lente un po' cromatica e sono più larghi, quindi sono un po' più grossi, vanno bene secondo me per fare fondo questi. Anche il bordo bianco
è top perché così riesco ad abbinarli con tutto. Invece un pacchettino che non potete aver visto su Instagram, a meno che non abbia poi fatto le storie più tardi, ma adesso non mi metto di sicuro perché devo poi fare tutto il resto. Questo non dovreste ancora averlo visto perché mi è arrivato tipo questa mattina mentre editavo il video, mi sono affacciata alla finestra sopra, che ero di sopra a editare, e gli ho detto guarda, lasciamelo lì, scendo tra un attimo, e lo sto aprendo anch'io per la prima volta proprio con voi in diretta. Però si tratta praticamente di un pacchettino che mi è arrivato da Habibi, anche questo assolutamente gifted, quindi c'è hashtag solito, questa cosa ogni volta mi dimentico di dirla, ma sono semplicemente degli omaggi e credo che siano tantissime mystery box. Questa qui no excuses, questa qui è Time Is Now, poi c'è Beauty That Matters e Showing Glow, quindi sono delle mystery box di make up, però sinceramente è la prima volta che le ricevo e la prima volta che le spacchetto, quindi sono piuttosto curiosa. Cerco di farlo il più velocemente possibile così poi ci mettiamo a cucinare eccetera, però ci tenevo a guardarle. Intanto questa qui che è la prima la guardiamo immediatamente, era quella, ah questa è proprio l'ultima, gennaio 2020, pelle, labbra, mani, curarle in inverno, quindi c'è all'interno anche questo magazine. E qui che carino il pack, no vabbè, cioè è proprio un sacchettino riutilizzabile bellissimo con tutti questi disegni e c'è la stessa scritta che c'era sulla box. Adesso però scopriamo i prodotti. Allora, all'interno c'è di Skin & Co Roma questo gommage per il viso micro esfoliante con estratto di tartufo, non l'ho mai provato, oltretutto da 150 ml. Poi ancora, perché in queste box ci sono tutti i prodotti in full size, quindi ottima come cosa, non so cosa sia ed è incartato benissimo. Questi dovrebbero essere degli olietti per il corpo, tipo quelli che ci sono anche da Lush, perché al contatto con le mani, non so se state vedendo, ma si sciolgono un pochino. Ok, li ho trovati anche sul magazine, sono del brand Naturalis London e sono due saponi, quindi ho sbagliato totalmente, due saponi aromaterapeutici totalmente naturali e realizzati a mano, sviluppati per disintossicare e addolcire la pelle. Proseguiamo e abbiamo Coco Smooth, questa qui la amo, di Yellow Body, ve ne avevo parlato anche tipo l'altro giorno nelle stories, è la crema contorno occhi, questa qui va bene sia la sera che di giorno, la adoro. E voilà, questi dovrebbero essere i tre prodotti di gennaio, quindi della box di gennaio. Questa qui invece non riesco a capire di quando fosse, però magari lo scopriremo tra un attimo perché non c'è il magazine. In questo caso di nuovo sacchettino riutilizzabile con la scritta Time Is Now e all'interno ci sono questi quattro prodotti, quindi Skin Regimen, un detergente in crema anti pollution, anti smog tipo, poi qui abbiamo Studio 10 Lip Perfecting Balm Gloss, il colore mi sembra che possa andare benissimo per me, un altro spray anti smog City Spray Solution, questi sono quei prodotti che adoro soprattutto per l'estate. E per finire qua abbiamo sempre dello stesso brand la crema ai tripeptidi, dovrebbe essere, che idrata e fa anche da barriera antirughe. Invece ci restano ancora queste due, a questo punto apriamole alla super veloce così poi continuiamo a fare il resto. Allora qui c'è addirittura una borsettina molto carina riutilizzabile, sempre con la scritta Bibi e la scritta che riprende anche la scatola, la box, e in questo caso c'è Probiotic by Dr. Formula Radiance Serum, quindi un siero penso per il viso. Sono tutti prodotti che non ho mai provato a parte quello di Hello Body, ma rimedieremo già subito. Poi uno smaltino, questo qui è di Orly e il colore spero che stia rendendo perché tra un po' va via definitivamente la luce, quindi faccio il più in fretta possibile. Il colore è Pick Me Up e ancora del brand Zago Milano Magic Stardust Face Mask, maschera viso della felicità, questa qui fa un sacco di riflesso ma
volevo capire, praticamente qui c'è scritto come va fatta, va tutta mixata in una ciotola idonea, c'è l'attivatore della felicità liquido e la polvere magica, che carina questa cosa, questa è la polvere magica, qui c'è l'attivatore della felicità liquido, mamma mia sarebbe fantastico se inventassero davvero qualcosa del genere. E poi c'è una spatolina per andare a mescolare, non c'è la ciotolina, ma questa qui voglio troppo provarla con voi perché mi ispira un sacco. Magari sì, però non adesso, lo facciamo eventualmente nel prossimo vlog o nella prossima challenge. E questo qui, ah, questa qui era una collaborazione a Bibi e il pack è Inspired by Colmar. Qui dentro abbiamo sempre un'edizione assolutamente invernale e probabilmente anche natalizia, perché ci sono tutti i disegnini, quindi un regalo di Natale in ritardo praticamente. E c'è la crema, questo qui la conosciamo anche noi, la Polar, l'abbiamo trovata anche nei calendari dell'avvento, crema per le mani molto molto ricca. Poi abbiamo questa qui di nuovo, che abbiamo trovato anche in un calendario dell'avvento, forse quello di Look Fantastic, ormai sono passati troppi mesi, non mi ricordo. E poi ci sono altri tre prodottini addirittura qui. Allora, c'è Phase Zero, credo che si pronunci così questo brand, ma fatemelo sapere perché non lo conosco. E c'è un ombretto che si chiama Copper Penny. Di nuovo Polar e questo qui è il burro cacao per le labbra, quindi il lip balm. E per finire, sempre invece dell'altro brand, quindi sempre Phase Zero, Barbie Girl, un altro ombretto, però questo qui dovrebbe essere molto più iridescente, colore veramente super carino, di quelli che piacciono tantissimo a me, oltretutto anche super cangiante. Molto molto carine queste box. Ok, mi stavo dimenticando per strada anche questo sacchettino fantastico che mi hanno dato ieri da Dodo, perché praticamente con Chris siamo passati da Dodo a Milano, proprio in quello che c'è in Corso Matteotti, che ci avevano invitati per vedere in anteprima la collezione di San Valentino. Poi tra una cosa e l'altra siamo riusciti a passare solo ieri e quindi in realtà la maggior parte delle cose che abbiamo visto è praticamente ormai già in vendita, però sono stata contenta di averla vista perché sapete che qui ad Aosta purtroppo non trovo sempre tutto. Comunque sono stati carinissimi perché mi hanno lasciato questa borsa fantastica, riutilizzabile, con tutte le scritte Dodo, questo sacchettino che di nuovo è riutilizzabile, molto carino e molto comodo, e poi ancora questo pacchettino che non avevo ancora scartato in attesa del vlog. E questo qui praticamente all'interno contiene un quaderno magnifico, tutto con i puntini, poi c'è il mini Dodo qua in fondo e appunto è il quaderno di Dodo, quindi sull'isola di Mauritius c'è tutta la storia, compie 25 anni, è vero, me lo dicevano proprio in negozio. E poi è sì, è un vero e proprio cahier con anche questa cosa fantastica che per me è sempre super utile per segnare le pagine, molto molto bello, mi sa che lo utilizzerò già domani, sapete che io mi scrivo mille cose, quindi insomma diventerà il mio quadernino ufficiale. In realtà ho sicuramente altre cosine che devo farvi vedere, solo che in questo momento non le riesco più a ricordare, perciò va bene, ve le farò vedere prossimamente o nelle stories o nei vlog. Adesso intanto mi do una sistemata perché questo outfit è molto comodo, ma direi che non è tanto adatto a cucinare. Ho messo praticamente i jeans, quelli che avete visto nel video dei saldi se non sbaglio, e mi piacciono tantissimo, però sì, non li trovo molto comodi per cucinare o comunque mettermi a fare le cose che devo fare, perciò mi cambio e iniziamo. Ma in realtà questa cosa dei salatini che faccio pre-cena non so mica se possa interessare a qualcuno, perché mi sa che tante volte nel tempo è capitato che ve li facessi vedere e non ho praticamente modificato niente nel metodo, però insomma almeno mi fate compagnia. In realtà sarà 2 anni che non facciamo i salatini o comunque non cuciniamo qualche sfiziosità o aperitivo insieme nei vlog, perciò mentre cucino vi tengo con me, insomma, oggi è deciso. No, ma anche perché in realtà facendo così posso ancora raccontarvi un paio di cosine più che farvi vedere i miei mitici salatini che sappiamo fare tutti, e che se li so fare io vuol dire che davvero li sanno fare tutti. Però è solo una scusa, così mi fate compagnia mentre cucino e finisco di raccontarvi anche un paio di cose, perché
Nel frattempo è uscito anche il video, quello che ho perso tutta la mattina e che per colpa sua questo vlog è iniziato tardi, però forse meglio così perché per una volta non mi sgriderete che sarà troppo lungo, anche se non è detto, perché avevo tante cose da dirvi, però praticamente è uscito quel video, che poi in realtà è una cosa che capita in generale, quando magari nella stessa settimana pubblico più video in cui sono a Milano per un motivo o per un altro, magari ve lo dico anche solo nelle storie. Anche in questo caso mi avete chiesto perché se sei sempre a Milano non ti trasferisci direttamente lì, e a questa domanda in realtà avevo già risposto qualche tempo fa in uno dei pochissimi video ask, sapete che non ne faccio quasi mai, però c'è una novità e c'è proprio una sorta di evoluzione rispetto a quello che vi avevo risposto, che vi avevo detto in quel momento. Infatti quando sono stata a Milano in realtà non ho potuto farvi vedere tutto perché si trattava di una challenge e non di un vlog, questo lo dico più per ricordarlo a me stessa, perché ogni volta faccio sempre lo stesso errore. Però sto anche iniziando a cercare un appartamento, quindi cerco praticamente casa nuova a Milano, nuova, una casa in cui stare a Milano in affitto, perché sto valutando, visto che per lavoro, per i video, per una cosa e per l'altra sono spesso giù, ed effettivamente anche solo a livello di spese di trasporto eccetera non è proprio così congeniale, perché magari mi capita di andare giù 3 volte e nella stessa settimana, e quindi perdere anche tempo che invece potrei ottimizzare meglio se stessi giù. Sto pensando di prendere in affitto un appartamentino, per ora poi valuterò in futuro cosa fare, magari fissare 2 o 3 giorni a settimana in cui sto lì, e i restanti giorni, che possono essere 4 o 3 o 2, dipende dalle settimane più che altro, tornare qua su e quindi stare a casa mia. Perciò sì, c'è anche questa cosa in programma, solo che ho iniziato a dare un'occhiata e ho già visto un paio di case. Il problema è che a parte che non vloggavo, e poi appunto è un po' problematico chiedere l'autorizzazione per riprendere una casa, soprattutto se è già abitata, diventa un pochino più difficile. Comunque insomma bisogna avere l'autorizzazione dei proprietari, e in questi casi, cioè in questa fase iniziale, ancora non l'ho chiesta, anche perché sto cercando di capire quale zona sarebbe per me più congeniale. Sapete che io finché sono stata giù abitavo più o meno nella zona di Baggio, però mi piacerebbe, cioè sto anche valutando l'idea di stare magari un pochino più fuori rispetto a Milano, quindi nella zona, per dire, di Arese o comunque di Rho, quella zona lì che può essere anche più vicina per poi tornare qui a casa. Più o meno da Rho a casa mia ci sono circa, sì, 1 ora e 45, insomma non è una strada così assurda come magari, per dire, se mi trasferissi verso Sesto San Giovanni, Viale Monza, sarebbe troppo lunga. Quindi sono ancora tutta molto 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 work in progress, però sapete che mi sa che ho preso troppa poca pasta sfoglia? Col fatto che mi sono distratta, mi sa che non verranno tantissimi salatini. Sono riuscita a toppare anche su una cosa così semplice. Meno male che ho preso un sacco di affettato, però nell'affettato che avevo preso c'era anche lo speck, perché volevo fare sia la versione questa qui semplicissima, in cui praticamente non devo fare altro che tagliare dei rettangolini di pasta sfoglia, tagliare i miei wuster e andare semplicemente ad arrotolarli e poi vabbè a passarli in forno. Avevo preso anche lo speck per fare l'altra versione, quella in cui li attorciglio, insomma li avevo già fatti, non so come chiamarli, sono tipo dei torcetti però allo speck. Ma ho paura che non mi basti la pasta sfoglia, vi aggiorno tra un attimo. Comunque sempre fedelissimi aiutanti, è arrivato anche Budino, che non si vede. Ciao Budino, dove ti vediamo meglio? Vediamo, proviamo a spostare la tenda così. Ciao Budino, ehi, ma cosa è venuto a fare qui? Che non ci aiuta neanche. Ok, è ufficiale, niente cosini arrotolati con lo speck. Sono riuscita a fare solo una teglia e mezza circa di questi qua e basta. Intanto inforniamo la prima e ringraziamo che mi è venuto il colpo di genio di andare comunque al Carrefour a prendere altre cose di antipasto, tipo vabbè, a parte i salumi ho preso anche delle pizzette, delle cose già pronte, così non c'è problema.
Sono realmente stordita, ve l'ho detto, perché mi agito per cose assolutamente dove non c'è bisogno di agitarsi. Adesso comunque intanto che va la prima teglia, anzi potrei mettere anche la seconda, sì, le metto entrambe, faccio ancora una passatina di straccio aspirapolvere e poi mi metto a pensare anche alle crepes. Ok, salatini pronti, appena sfornati, adesso devono raffreddarsi un pochino, poi li metto in un cestino, insomma, in un portapane, così sono un pochino più carini e si presentano meglio. Sì, mi sono dimenticata di spennellarli con l'uovo, me ne sono resa conto solo adesso. Anche le crespelle sono lì pronte solo da riscaldare, adesso io mi ridò una sistemata, penso che in realtà rimarrò vestita così, cambierò solo i pantaloni che ho messo, quelli del pigiama, invece magari mi metto in tuta, anche perché questa tutina qui di Primark, che era quella dell'haul dell'altro giorno, non mi dispiace per niente, e poi sì, daremo il via alla cena, quindi vi aggiornerò sulle Instagram Stories a questo punto, ma in teoria adesso sono cose che ho sempre fatto, quindi mi sembrava anche che i salatini fossero venuti piuttosto bene, perciò insomma sono più o meno tranquilla e poi appunto è più che altro un'occasione per stare insieme, è una cena così tra amiche, devo anche ricordarmi di tirar fuori il tavolo, quello grande, ok, sì, è il momento, smetto di parlare, sembra un video normale, però sì, è il momento di collassare prima della cena, stasera facciamo così, quindi 3, 2, 1 e buonanotte, a domani!